La magia di Mago Pinguino. L'airone Alan, l'elefante Erme, l'istrice Isa, l'orso Omar e Lupu Pauma sono ciascuno nella propria stanza dentro il palazzo reale. Non sanno esattamente perché sono lì. Mentre aspettano di scoprirlo, visto che hanno con sé il proprio strumento, cominciano a suonare. Mago Pinguino li ascolta e li osserva da dietro il buco della serratura. Sorride contento e dice a Re Leo: «Sarà la magia più divertente che abbia mai fatto!» Poi entra nella stanza di Airone e gli dice: «Ciao, sono Mago Pinguino e sono qui per aiutarti a vincere il concorso. Per questo il re ti ha fatto portare a corte. Ma per aiutarti devo sentire come suoni e poi devo sapere qual è il tuo desiderio e in quale teatro vorresti suonare». Airone, contento, risponde: «Certo che puoi sentirmi suonare! E ti dico subito che il mio desiderio è avere uno strumento nuovo, più bello di questo che vedi! E il teatro dove mi piacerebbe suonare è il Teatro Armonia! Chi non vorrebbe suonare lì?» Quando ha finito con Airone, Pinguino va da Elefante e poi da Istrice, Orso e Upupa. Li ascolta suonare. Sono davvero tutti bravissimi. Poi fa la stessa domanda a ognuno di loro e da ognuno riceve la stessa risposta. «Il mio desiderio è avere uno strumento nuovo, ancora più bello, e il teatro dove vorrei suonare è il Teatro Armonia!» «Come immaginavo», dice Pinguino fra sé e sé quando ha finito il suo giro. Poi, soddisfatto, ritorna nella sala reale e annuncia a Re Leone: «Ci siamo, maestà! So come risolvere il problema!»